Assicurare l'uso ottimale delle risorse destinate agli interventi di capacità amministrativa e agenda digitale previsti nei programmi operativi 14-20, ridurre il rischio di duplicazioni o gap tra interventi favorendo economie di scala, rappresentano alcuni tra i principali compiti e finalità svolti dal Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11-OT2. A tale scopo, il Comitato di Pilotaggio individua ed attiva aree di lavoro comune o ALC, ovvero ambiti tematici che derivano da azioni OT11-OT2, nei quali vi è l'interesse tra amministrazioni titolari di programmi operativi a produrre strumenti e linee guida condivise a supporto della programmazione attuativa. L'area di lavoro OALC, metodi, strumenti e competenze per la coprogettazione territoriale, è una delle prime ALC attivate dal Comitato. Coordinata dall'Agenzia per la coesione territoriale, l'ALC ha visto la partecipazione e la collaborazione attiva di 14 amministrazioni. L'agenda dei lavori dell'ALC si è focalizzata su tre principali temi: la strutturazione e la gestione del processo di progettazione, la costruzione e l'utilizzo di specifici strumenti di progettazione tecnica, con particolare riferimento al policy design per costruire set di indicatori utili a misurare la qualità del progetto, l'identificazione e la profilazione delle competenze comuni a diversi profili o ruoli impegnati nel processo di coprogettazione e nella successiva fase di gestione. In occasione del primo incontro in presenza dell'ALC che si è tenuto il 15 dicembre 2016, abbiamo raccolto alcune prime valutazioni e impressioni circa innovatività ed efficacia dell'approccio partecipativo proposto dal Comitato di Pilotaggio. Sentiamo la testimonianza del dottor Barnabò, esperto dell'Agenzia della Coesione Territoriale, e la testimonianza della dottoressa Simona Argiolas della Regione Autonoma della Sardegna, partecipante all'area di lavoro comune. Era una riunione con qualche rischio non tanto per la qualità di chi è venuto, che è indubbia, ma legata al tema, cioè riuscire a condividere con queste persone che hanno poi una quotidianità pesante, spesso difficile nei propri progetti, l'idea che al di là delle difficoltà che poi abbiamo condiviso ci sia la volontà e lo spazio per fare innovazione, innovazione di successo, attraverso lo strumento della partecipazione del partenariato e trovare una disponibilità e una voglia a far sì che questo succeda, mi sembra il primo risultato fondamentale, che permette a questo progetto di avere ambizioni, direi, superiori a quello che potevamo aspettarci prima di questo incontro, che ovviamente era anche un test di questa cosa. Il secondo punto è che c'è stata una condivisione, abbiamo centrato il tema, che è il tema dell'efficienza dei processi di progettazione come condizione per il successo anche della progettazione comunitaria e dei progetti naturalmente che sono da essa finanziati, e abbiamo condiviso in maniera direi piuttosto ricca una serie di elementi tecnici legati alla gestione del processo di progettazione, organizzativi, di gestione dell'ambiente, di gestione direi del rapporto pubblica amministrazione-territorio, eccetera, che ci consentono in prospettiva di scrivere delle linee guida utili per gestire questi processi, di avere un materiale molto ricco, molto più ricco di quello che ci potevamo aspettare, che si inserisce, si integra molto bene con quello che come Agenzia per la Coesione Territoriale e Progetto Officina Mezzogiorno avevamo predisposto e ci consente di dire che possiamo produrre questa prima parte delle linee guida sui processi e sui metodi, competenze, processi di coprogettazione in maniera innovativa e utile. Credo che siano gli elementi Una importanti. mattinata entusiasmante, persone veramente interessate, dal vivo è certamente molto più efficace che nel webinar, perché nel webinar facciamo mentre stiamo lavorando, e quindi invece scambiarsi dal vivo
le idee, le esperienze, le impressioni e anche le prospettive aiuta moltissimo. Mi intriga moltissimo questo approccio che è stato definito vincente, prendere dalle esperienze positive che si sono sviluppate, diciamo, lato privato e vedere come possono essere ugualmente rese efficaci in ambito pubblico. È sicuramente questa una grande sfida, ma mi sembra un fattore molto positivo.